Che le cinghie di distribuzione a bagno d'olio stiano creando casino, problemi. Problemi, 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 problemi. Tra i consumatori, ma anche tanto panico e dubbi, incertezze nell'utilizzo della propria macchina è un dato di fatto e lo dimostrano i numeri dello scorso video su proprio appunto il problema delle cinghie di distribuzione a bagno d'olio di casa Peugeot e Ford. Quindi, data la mole di commenti che mi sono arrivati riguardo la propria condizione con le proprie macchine Ford, dove la situazione è un po' meno chiara rispetto a Peugeot, perché in Peugeot sono tutte cinghie di distribuzione a bagno d'olio, mentre in Ford c'è stato effettivamente un tentativo di mitigare la situazione passando a un classico comando della distribuzione a catena. Però non si capisce bene quali sono queste vetture che montano la catena, perché alcune vetture uguali, anche di anni simili, hanno cinghie a distribuzione a bagno d'olio o altre catena. Quindi facciamo chiarezza definitivamente per quanto riguarda il mondo Ford in questo video. Io sono Giovanni De Francesco, sono un ingegnere del veicolo e ti do il benvenuto sul mio canale. Nel dettaglio prenderò in considerazione in questo video i quattro modelli Ford più importanti sul mercato. Quindi sto parlando della Ford Fiesta dal 2015 in poi, della Ford Focus dal 2017 in poi, Ford Puma dal 2020 e Ford EcoSport dal 2015. Per queste quattro vetture vedremo i codici motore che montano ancora cinghie a bagno d'olio e i codici motori che invece montano un comando a catena. Vi farò vedere poi anche dove andare a trovare il codice motore effettivamente, perché così potete capire esattamente qual è la situazione della vostra vettura. Prima di continuare col video, volevo ricordarvi che più del 90% di voi che segue i miei video in realtà non è iscritto al canale. Per voi è gratis, per me è fondamentale per continuare a crescere. Potremmo essere più di 100.000 se tutti voi mi seguiste, e quindi vi invito a cliccare il bottone qui sotto per iscrivervi e attivare la campanella così da non perdervi tutte le uscite. E partiamo subito col video parlando appunto della Ford Fiesta a partire dal 2017. Questa generazione di Ford Fiesta purtroppo non è immune al problema della cinghia a bagno d'olio. Infatti tutte le motorizzazioni hanno cinghia a bagno d'olio. Sto parlando della SFJE da 101 cavalli, della M1JL da 125 cavalli e della YYJE da 140 cavalli. Tutte queste motorizzazioni con questi tre codici che vi ho appena nominato montano cinghia di distribuzione a bagno d'olio. Se vi state preoccupando che avete comprato una Ford Fiesta ST da 200 cavalli col 1500, state tranquilli perché quello è un codice motore completamente diverso, nonostante sia un 3 cilindri turbo, ma monta un comando a catena. Ed è a catena anche il codice motore M1JM da 125 cavalli, infatti è semplicemente una versione forse leggermente aggiornata dell'M1JL che vi ho nominato precedentemente, sempre montato dal 2017 al 2019. Arriviamo così al 2019. Qui effettivamente c'è stato un tentativo di mitigare la situazione. Infatti, su Fiesta è stato montato il motore B7JA da 125 cavalli dal 2019 al 2023, anno poi in cui è stata messa fuori produzione la Fiesta, e questo codice motore monta catena di distribuzione, quindi potete stare tranquilli. Lo stesso è stato fatto per l'M0GB, che sempre dal 2019 al 2023, in versione da 95 cavalli, monta la catena di distribuzione e non la cinghia a bagno d'olio. Siete possessori invece di una motorizzazione da 101 cavalli, i codici sono SFJN, SFJP, entrambi in produzione dal 2018 al 2020 e montano purtroppo una cinghia a bagno d'olio, quindi anche su Fiesta, in base all'anno di produzione, comunque potreste ritrovarvi o un motore con catena o un motore con cinghia, quindi fate attenzione. Per quanto riguarda invece l'ultimo restyling di Ford Fiesta, quello uscito per intenderci nel 2022, sono stati montati solo motori ibridi. Quindi motorizzazioni ibride da 125 cavalli e da 155 cavalli che sono immuni a questo problema perché hanno un comando a catena di distribuzione. Tutte le versioni hybrid di ogni anno, da quando sono comparse, montano catena. In particolare i codici motori sono B7GB hybrid da 125 cavalli e BZJA sempre hybrid da 155 cavalli. E passiamo subito alla Focus, automobile altrettanto importante per Ford. Partirei dalle Focus pre-2017, ma quelle sostanzialmente hanno tutte
motori 1000, EcoBoost con cinghia a bagno d'olio. In particolare i 12 motori sono tutti quelli che iniziano con M1. Per quanto riguarda invece il nuovo modello di Focus, quindi quello dal 2018 in poi, che è anche quello che ho io, quindi la Focus MK4, qui effettivamente c'è stata una novità, ovvero il primo motore su Focus montato con catena di distribuzione è stato il codice motore B7DA, ovvero il 125 cavalli dal 2018 al 2024, quindi fino ad oggi. Per quanto riguarda le motorizzazioni hybrid, quindi la 125 cavalli hybrid, la 155 cavalli hybrid, sempre dal 2018 al 2024, anch'esse sono tutte a catena, però bisogna stare attenti alla 100 cavalli, la versione da 100 cavalli, infatti codice motore B3DA ha un comando per la distribuzione che è rimasto con cinghia a bagno d'olio, e qui non riesco a spiegarmi il motivo per cui, se c'è stato un aggiornamento a un motore che è il 125 cavalli, perché non è stato fatto anche al 100 cavalli. Questo è un po' assurdo. Per quanto riguarda il secondo restyling della MK4, quella dal 2022 fino ad oggi, tutte le motorizzazioni sono a catena, sia rimasta infatti solo 125 cavalli B7DA e tutte le motorizzazioni ibride. Parliamo ora della Ford Puma. La Ford Puma è in commercio dal 2020, monta praticamente gli stessi motori della Ford Fiesta, quindi gli stessi codici motore della Ford Fiesta, ma per fortuna mantiene solo i codici motori con catena di distribuzione e non cinghia a bagno d'olio. In particolare abbiamo il 95 cavalli M0JA, il 125 cavalli B7JA e poi le motorizzazioni ibride da 125 e 155 cavalli. E passiamo infine alla Ford EcoSport, un'altra vettura abbastanza importante per il marchio Ford, una vettura particolare, un mini monovolume fuoristrada, piccolino, compatto, insomma è ancora una macchina abbastanza venduta. Dal 2017 al 2024, con varie specifiche di motori, con sigle di progetto diverse, ma vi informo che sono tutte con cinghia di distribuzione a bagno d'olio. Infatti su EcoSport non è presente neanche una motorizzazione aggiornata con catena di distribuzione. Anche qui non mi so spiegare bene le motivazioni dietro questa scelta. Abbiamo terminato questa carrellata di codici motore, ma se tu, proprietario di una Ford, una di queste quattro Ford, come farai a capire qual è il codice motore della macchina che hai tu? Bene, il modo più semplice è controllare nella carta di circolazione. Alla voce P05, quella, vedete in sovrimpressione, è scritto proprio il codice motore specifico della tua vettura. Puoi andarlo a controllare e confrontarlo con questi che ti ho riportato nel video e, insomma, così comportarti di conseguenza. Se hai la catena di distribuzione puoi stare un po' più tranquillo, anche se comunque il comando della pompa olio rimane a cinghia a bagno d'olio, ma una cinghia molto più piccola con meno stress, oppure se hai effettivamente uno dei motori con cinghia a bagno d'olio e quindi capire un po' cosa fare. Questo può esserti utile anche nell'acquisto di una moto usata, per esempio. Per questo video è tutto, mi raccomando, se ti è servito, se ti è stato utile, lascia un like, commenta e condividi soprattutto con altri possessori di Ford di questo tipo. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo approfondimento. Ciao!